Ciao, io sono Tiziana, o meglio The Pinky Cloud, e oggi vi guiderò in una meditazione dedicata alla Luna. E che Luna! Nella notte, infatti, tra il 26 e il 27 aprile avremo una superluna rosa. Cosa vuol dire superluna? È quando la Luna è nel punto più vicino alla Terra e in più è una luna piena, per cui la Luna ci sembrerà grandissima. Il termine rosa invece era stato coniato dai nativi americani in onore della primavera. Allora, visto che è una meditazione dedicata alla Luna, potresti anche cercare un luogo della tua casa in cui riesci a vederla bene. Potresti quindi meditare vicino a una finestra, potresti anche aprire la finestra o meditare direttamente in balcone, sul terrazzo, sul tuo giardino, come preferisci. Ricordati però la postura. Per meditare, infatti, dobbiamo avere una postura comoda. Quindi medita su un cuscino, su una coperta. Ricordati di allungare bene la colonna vertebrale verso l'alto, i talloni puoi scegliere se averli molto vicini alla pelvi come me o un pochino più avanti, a seconda di come siete più comodi. E abbiamo le mani sulle nostre cosce rivolte verso l'alto e il mento leggermente rivolto verso il nostro petto. Leggermente, mi raccomando, non sforzate. Se per voi meditare in questa posizione è troppo scomodo, non vi preoccupate, potete sempre meditare su una sedia. L'importante è non crollare sullo schienale, le gambe sono ben parallele con i piedi ben saldi, ancorati a terra. Oppure, visto che è sera, potete anche meditare sdraiati sul vostro letto, però mi raccomando, non vi addormentate. E allora, buona meditazione a tutti in questa luna meravigliosa. Namaste da Tiziana. Per questa meditazione dedicata alla Luna, cerchiamo un luogo della nostra casa dove sia possibile vederla. Potrebbe essere vicino alla finestra, oppure magari se non è troppo freddo, potresti decidere di meditare direttamente fuori, sul tuo balcone, sul tuo giardino, o anche solo aprendo la finestra, in modo che i raggi della Luna arrivino direttamente a te. Scegli quindi questo luogo della casa e trova la tua posizione comoda e seduta. Puoi quindi meditare su un cuscino, su una coperta ripiegata. Ti ricordo di allungare bene la colonna vertebrale verso l'alto. Le gambe sono incrociate, con i talloni più o meno vicino alla tua pelvi, a seconda di come ti senti più comodo. Portiamo i palmi delle mani rivolti verso l'alto, appoggiate sulle vostre cosce, il mento leggermente verso lo sterno. Ti ricordo che se per te meditare in questa posizione non è confortevole, puoi sempre meditare seduti su una sedia. L'importante è non appoggiarsi allo schienale, le gambe non sono incrociate, i piedi sono ben a terra. Oppure potete meditare anche sdraiati, ma l'importante è non addormentarsi. Bene, ora facciamo tre respiri lunghi e profondi. Iniziamo la nostra meditazione lasciando andare quindi tutte le preoccupazioni, i pensieri, tutto ciò di cui ci vogliamo liberare, che non ci serve in questo momento, e lo faremo in particolare con l'espiro. Quindi ti chiedo ad ogni inspiro ed espiro proprio di lasciare andare qualunque cosa tu non voglia tenere di questa giornata. Iniziamo. Inspira dal naso. Espira dalla bocca. Ancora, inspira dal naso, espira dalla bocca. Ancora, inspira dal naso, espira dalla bocca. E ora che abbiamo lasciato andare tutto, siamo pronti a cominciare.
Ti chiedo quindi di iniziare a inspirare ed espirare con il ritmo naturale del tuo respiro. Senti che con il tuo respiro il tuo corpo diventa sempre più morbido, più rilassato. Ti stai calmando. Senti che sei in un luogo sicuro, che in questo momento è tutto ok, va tutto bene. E visto che ora va tutto bene, è arrivato il momento di lasciarsi andare completamente. È arrivato il momento di abbandonarsi ogni tensione, ogni pensiero, la pesantezza della giornata ti scivola via. E siete talmente rilassati che perdete quasi la cognizione del tempo e dello spazio. Non siete più infatti nel luogo in cui vi trovavate, ma iniziate proprio a immaginare di ritrovarvi come per magia su un meraviglioso prato verde. Siete sdraiati quindi sull'erba, il terreno vi accoglie. Potete sentire l'erba fresca sotto di voi. Se muovete leggermente le dita delle mani, vi potrà sembrare di avere questi fili d'erba tra le vostre mani. Sentite il profumo e il terreno morbido vi accoglie. È come se vi stesse in qualche modo coccolando e cullando. La temperatura esterna è semplicemente perfetta. Non fa caldo, non fa freddo. Sentite che siete perfettamente a vostro agio e che non c'è nessun altro luogo dove vorreste essere in questo momento, perché è tutto perfetto. Potete sentire il canto dei grilli in sottofondo. Che meraviglia! La natura sta riposando, ma i grilli ti tengono compagnia. In questo momento in cui sembra tutto assolutamente perfetto. E in questa perfezione, guarda verso l'alto. Guardate quante stelle meravigliose ci sono in questo momento nel cielo. Potete riconoscere anche qualche costellazione. È uno spettacolo incredibile. Tante piccole luci che brillano nel cielo e ci fanno sentire meno soli in questo universo. È incredibile lo splendore di ognuna di queste luci. E poi, nel cielo, maestosa e superba, questa sera c'è una luna incredibile. È una superluna, ossia, è nel punto più vicino alla Terra e in più è luna piena. È una superluna rosa in onore della primavera. Ti chiedo quindi di osservare la luna
in ogni suo piccolo dettaglio. Guardala come se fosse la prima volta che la guardi, che la osservi. Guardala con lo stupore della prima volta in cui hai visto la luna. Sembra così vicina questa notte. Sembra ancora più grande del solito. È così luminosa. Ha una potenza incredibile. I suoi raggi hanno un'aurea bianca argentata. E senti che questa luce, la luce della luna, ti arriva in modo potente. È come se ti stesse abbracciando e creando intorno a te una coperta di luce bianca e argentata. E ti senti fluire, ti senti cullare. E non siete mai stati così leggeri, forse. Siete un tutt'uno, voi e la luna. Il nostro satellite che gira intorno a noi. Questa notte è al punto più vicino e possiamo sentirne la forza, la potenza, l'energia lunare. E in questo luogo dove sembra tutto assolutamente fermo e perfetto, la luna dall'alto controlla, protegge, culla e fa fluire in modo assolutamente naturale e ciclico. In questa situazione noi ci sentiamo perfettamente a nostro agio, ci sentiamo benissimo con noi stessi, con la terra, con la luna, con tutto ciò che ci circonda e proviamo una sensazione di pace assoluta che ci accompagnerà nel nostro sonno ristoratore, perché sappiamo che possiamo lasciarci andare completamente, che siamo nelle mani della luna, che la sua luce questa notte ci proteggerà. È tutto ok, va tutto bene e potete completamente lasciarvi andare. Per chi era sdraiato, adesso può lasciarsi andare in un lungo sonno. Per chi era seduto, può scegliere se sdraiarsi e addormentarsi o se ritornare lentamente al proprio corpo, muovendo leggermente le dita delle mani, le dita dei piedi. Portiamo le braccia verso l'alto e le mani giunte al cuore. E prova ad aprire a coppa le tue mani, immaginando che proprio lì dentro ci sia la vostra luna, che lì dentro ci siano tutti i raggi lunari che avete avuto modo di cogliere in questa meditazione, che vi tengono al sicuro, vi proteggono, vi cullano con grande gratitudine per questo spettacolo che la natura ci ha donato, per questo spettacolo che è la luna, ringraziandola per la sua energia, la sua bellezza. Facciamo un bel inspiro ed espiro. Namaste.
e buonanotte a tutti.